È pomeriggio tardi di un giorno qualsiasi. C'è silenzio intorno. Il bambino si avvicina furtivo al classico cassetto proibito. Ogni casa ha un cassetto che per una ragione o per un'altra non deve essere aperto dai piccoli, e allunga la mano tremante di curiosità. La mamma lo vede e lo sgrida. Alla domanda «Ma perché non posso aprirlo?» la risposta è «Perché no? Per te è pericoloso!» Il bambino, ovviamente, non pago di quella risposta generica e spinto da un desiderio di scoperta crescente, ritenta. La mamma lo richiama 2, 3, 4 volte. Alla fine il bambino riesce ad aprire il cassetto. Il contenuto è lì, davanti ai suoi occhi, finalmente. La madre spaventata lancia un gridolino e decide di dare una sonora sculacciata al bambino curioso. Forse sembrerà ridicola, ma è la scena che mi viene in mente pensando alla situazione attuale. Mi spiego. Sempre più persone stanno aprendo gli occhi, più o meno marcatamente, sulla realtà in cui viviamo. Non abbiamo ancora capito di essere tanti, siamo ancora divisi, dobbiamo ancora organizzarci, ma manca poco, davvero poco. Quelli che hanno in mano le immense ricchezze, grazie alle quali si sono potuti appropriare dei mezzi di informazione, del sistema scolastico, del sistema sanitario, militare, del nostro mondo, insomma, quelli che manovrano i fili invisibili e incomprensibili ai più, della finanza e quindi dell'economia e della politica, sanno bene che manca poco alla distruzione del loro castello di sabbia dorata, e per questo hanno il pepe in culo, come si usa dire. Cosa succede quando il bambino ha ormai aperto il cassetto? Cosa succede quando l'inganno ormai è stato svelato? La mamma sculaccia il bimbo, ovvero usa la forza. È esattamente ciò che sta ora accadendo. Basta guardarsi intorno. Pacifiche manifestazioni di cittadine e di studenti, sedate e controllate da polizie in assetto antisommossa, come se avessero davanti orde di barbari assetati di sangue e non uomini, donne, ragazzi, che stanno manifestando per i loro diritti e per quelli dei loro figli. È stata già istituita la Eurojustform, ovvero il corpo militare dell'Unione Europea a carattere sovranazionale e con poteri praticamente illimitati. Questo sempre per continuare a sedare ancora meglio le manifestazioni delle orde di barbari assetati di sangue che evidentemente infestano l'intera Europa. Stanno cercando di ripristinare una vecchia legge del 1904 che andrebbe ad aumentare il numero delle persone sottoposte a TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio. Andate a vedere il decreto Ciccioli. E tutto nel solito silenzio di chi ha preso rispetto dei diritti dell'essere umano e ne ha fatto carta igienica, e anche di chi aveva fatto dell'informazione il suo lavoro, ma che poi, evidentemente, ha deciso di vendersi al miglior offerente. Abbiamo un governo costituito da tecnici scelti e nominati, non dal popolo, ricordiamocelo, appositamente perché esperti in quel settore e quindi potenzialmente in grado di risollevare le sorti dell'Italia, ma che invece stanno chiaramente lavorando per far sprofondare sempre di più il nostro paese. Ogni giorno sempre più aziende chiudono, falliscono, sempre più persone rimaste senza lavoro pensano al suicidio, abbandonate dallo Stato che le ha vigliaccamente messe in ginocchio. Attentano la nostra salute fisica con ogni mezzo. Basti pensare allo strano aumento del numero delle malattie neurodegenerative e di neoplasie. E quando chiediamo spiegazioni su quello che stanno combinando, vaccini, scie chimiche, OGM, il più delle volte non riceviamo risposta o insultano la nostra intelligenza riempendoci le orecchie di bugie confezionate ad hoc. Che cos'è tutto questo, se non uso della forza, della violenza? L'inganno è stato smascherato e più useranno la forza, più sarà evidente. Per non soccombere dobbiamo iniziare a prendere seriamente coscienza del fatto che non siamo soli e che possiamo, dobbiamo organizzarci. Perché, ad esempio, se una sola persona decidesse di non pagare più le tasse, potrebbe essere considerato coraggioso, per qualcuno forse pazzo, ma sicuramente verrebbe schiacciato dal sistema, purtroppo. Ma anche continuando a pagare silenziosamente, verrebbe comunque schiacciato da questo immondo sistema. Provate a pensare, invece, se 100, 1000, 10.000 italiani decidessero insieme di non voler più continuare a riempire l'incolmabile stomaco di chi la vita la ruba ogni giorno. Pensate se anche solo 10.000 italiani decidessero che si sono rotti le palle, ricordando che cosa significa realmente democrazia, ricordando che il popolo, proprio quel popolo ora avvelenato, strozzato, ricattato, calpestato e preso per il culo, ad avere in mano il vero potere e decidere di conseguenza.
Ci insegnano che noi non abbiamo alcun potere sulle nostre vite, che non possiamo cambiare le cose, che dobbiamo stare zitti e subire le decisioni di chi è esperto e quindi queste cose le capisce, anche se quelle decisioni risulterebbero sbagliate pure agli occhi di un riccio di mare. Ci vogliono ignoranti, sfiduciati, soli e impauriti. Solo così possono continuare a controllarci e manovrarci. Dividi et impera, la vecchia regoletta, vale sempre. Ma siamo ormai giunti alla fine del loro sogno malato e hanno paura, perché come noto tutti i segni di violenza sono segni di paura. Noi insieme possiamo riprenderci in mano questo paese, perché noi siamo già oltre. Noi il cassetto non solo lo abbiamo aperto, ma ci abbiamo pure già guardato dentro e abbiamo compreso che quelle che raccontava la mamma erano tutte stronzate. Lo abbiamo davvero compreso. È pomeriggio tardi di un giorno qualsiasi. C'è silenzio.